E adesso, amici di Automoto Retro Live, se siete veramente appassionati di auto, c'è qui un ospite veramente che fa al caso vostro, Marco Mattioli, Mafra, un brand che tutti conoscono. Da quanti anni che Mafra, insomma, è sul mercato? Dal 1975. Dal 1975, quando mio padre fondò l'azienda a Milano nel lontano 1975. Naturalmente prodotti per la pulizia, per la cura dell'auto, in particolare per la cosmesi dell'auto. Qui in particolare ci sono due grandi mondi ad Automoto Retro e alla collegata Automoto Racing. C'è il mondo del collezionismo, quindi grande attenzione alla cura dell'auto, poi c'è il mondo del tuning, anche lì grande attenzione. Però tu mi dicevi che sono due mondi differenti. Uniti dalla passione per l'auto, quindi c'è questo fil rouge che li unisce, il ragazzo neopatentato che vuole abbellire magari la sua auto di seconda mano, che poi alla fine con tutti gli accessori e il tuning che fa viene a costare quasi quanto un'auto nuova. Io ho visto dell'auto straordinaria nel padiglione tuning, esattamente. E poi c'è l'altro fronte, diciamo il collezionista. Il collezionista che adesso è ancora più motivato da quando si è scoperto, hanno scoperto i giornali tutti ne parlano, che l'auto d'epoca è diventato un bene rifugio quanto lo è. E quindi va conservata al meglio. Però dicevamo prima che insomma pulire, detergere l'auto può riservare anche delle sorprese, bisogna stare attenti. Oggi si sente tanto parlare per esempio di pulizia, di lavaggio meglio senza acqua, però tu mi dicevi che in qualche caso bisogna stare veramente attenti. Diciamo, è un prodotto innovativo e bisogna saperlo fare e soprattutto stare attenti ai claim troppo di marketing. Non si può lavare un'auto senza acqua se si fa del fuoristrada o si fa dello sporco pesante. Diciamo che il prodotto del lavaggio senza acqua è nato per sporchi leggeri o sporchi giornalieri o settimanali. Io prendo la mia macchina, la mia Spider, faccio il giretto la domenica e la rimpongo al garage e lì posso utilizzare un prodotto senza acqua, previo aver capito bene come si utilizza. Oppure affidarsi a dei professionisti. Allora sì, esatto, usando dei professionisti, che adesso ci sono questi franchising che possiamo trovare nei supermercati che utilizzano questi prodotti, ma diciamo che loro sono degli esperti, sanno anche addirittura i movimenti che vengono utilizzati per non rischiare di graffare l'auto e anche dei prodotti speciali con un'azione più lubrificante rispetto a quello che si trovano in giro. Ecco, volendo restare invece nel lavaggio più tradizionale, al quale per esempio io sono più affezionato, il classico lavaggio con acqua ben fatto, ben asciugato eccetera, ma questa è un'opinione personale, senza nulla togliere la validità di alcuni sistemi di lavaggio senza acqua, dei quali però bisogna fare sempre attenzione. Tornando al lavaggio tradizionale, all'utilizzo di prodotti tradizionali, ci sono però delle novità, tu mi dicevi, dei nuovi prodotti che Mafra anche sta mettendo sul mercato. Sì. Che aiutano anche a tenere l'auto veramente certo. In eccellenti condizioni. Abbiamo fatto, allora, diciamo che nel settore dell'auto storica il prodotto che la fa da padrone sono le cere e i lucidanti per l'auto, però di solito la cera viene legata alla fatica. Ti ricordi il film Karate Kid, passo la cera, tolgo la cera? Ecco. Noi abbiamo, attraverso la nanotecnologia... Io personalmente non lo faccio mai perché mi scoraggio subito. Esatto, noi abbiamo pensato a un target come te che piace l'auto, che vorrebbe lucidare l'auto ma che non vuole fare fatica e soprattutto non vuole creare aloni, perché a volte su auto nere soprattutto si creano questi aloni dove i graffi si vedono praticamente subito. Esatto. Noi abbiamo fatto questo prodotto che si chiama Polish Express, il primo polish che si usa come uno shampoo, quindi grazie attraverso la nanotecnologia. Cioè si usa come uno shampoo, in che senso? E tu hai, ti ricordi il polish? Ecco, invece di metterlo sulla ovata e stenderlo, lo metti in un secchio con l'acqua e lavo la vettura. E mentre lavo agisce come polish. Esiste come polish, qualcosa di fantastico, e il pubblico lo ha apprezzato e adesso è lanciato a livello mondiale in tutta Europa. Bene, lo proveremo, amici di Automoto TV. Te lo consiglio. Sicuramente andrà bene, vi faremo sapere com'è andata. Speriamo che il mio carrozziere, al quale faccio lucidare l'auto, non si arrabbi troppo. Il tuo carrozziere sicuramente userà. Bene, userà i prodotti Mafra sicuramente. Usati dai professionisti dell'autolavaggio e della carrozzeria. Sicuramente. Ringraziamo Marco Mattioli per questo suo contributo, spero utile a tutti quelli che conoscono i prodotti Mafra e che apprezzano la cura e la pulizia dell'auto. Restate con noi perché continua il nostro viaggio all'interno di Auto.